Buongiorno. Nella parasha di questa settimana, Masai, nel capitolo 33 del Libro dei Numeri, leggiamo, cito, «Caccerete dinanzi a voi tutti gli abitanti del paese. Prenderete possesso del paese e in esso vi stabilirete, perché io vi ho dato il paese in proprietà. Ma se non cacciate dinanzi a voi gli abitanti del paese, quelli di loro che avrete lasciati saranno per voi come spine negli occhi e pungoli nei fianchi e vi faranno tribolare nel paese che abiterete». Fine della citazione. Queste non sono le parole di un sionista moderno israeliano, sono le parole della Torah. Rashi spiega, nel caso non sia chiaro, «svuoterai la terra dei suoi abitanti e poi ti stabilirai in essa. Solo allora sarai in grado di sopravvivere lì. Ma se non lo fai, non sarai in grado di sopravvivere lì». In primo luogo, i fatti. Gli ebrei non l'hanno mai fatto. Non in tempi biblici, non nel 1948, quando fu fondato lo Stato di Israele, e non negli ultimi decenni di conflitti e tumulti in Medio Oriente. E azzardo la previsione che gli ebrei non lo faranno mai. Il mio scopo qui non è quello di discutere con i revisionisti. Dopotutto, i fatti sono chiari. 2 milioni di arabi vivono oggi in Israele come cittadini israeliani. Sono circa il 20% della popolazione, circa la stessa proporzione di quando è stato fondato Israele. Questi arabi godono di più diritti, rappresentanza, istruzione, libertà e benefici tangibili di qualsiasi altro arabo nel mondo arabo. Ciò include la libertà di tuonare contro il proprio paese, professare simpatia per i suoi nemici e lavorare attivamente per distruggerlo, come fanno molti. Piuttosto, il mio scopo è cercare di rispondere alla seguente domanda. Perché non abbiamo seguito quel comandamento, visto che è così chiaro? Buttali fuori tutti. Dio potrebbe benissimo dire: quale parte di buttali fuori tutti non capisce? Dopotutto è quel che hanno fatto tutti gli altri nella storia, e lo fanno ancora. Ne sono la prova vivente. Sono un ebreo nato e cresciuto in un paese arabo, e mi è stata mostrata la porta, insieme a quasi tutti gli ebrei in ogni paese arabo, 850.000 di loro, senza contare i loro discendenti. Pulizia etnica. Primo, la Bibbia è chiara sul fatto che non abbiamo seguito il comandamento. Nel libro dei Giudici si legge, cito, «E i figli di Beniamino non scacciarono i Gebusei che abitavano a Gerusalemme, ma i Gebusei abitano con i figli di Beniamino a Gerusalemme fino ad oggi. E Manasse non scacciò gli abitanti di Bezzean e le sue città, né Taanach e le sue città, né gli abitanti di Dor e le sue città, né gli abitanti di Ibleam e le sue città, né gli abitanti di Megiddo e le sue città, ma i Cananei continuarono ad abitare in quel paese. E Efraim non scacciò i Cananei che abitavano a Gezer, ma i Cananei abitavano in Gezer in mezzo a loro. E Zabulon non scacciò gli abitanti di Chitron, né gli abitanti di Nahalol, ma i Cananei abitavano in mezzo a loro. E Asher non scacciò gli abitanti di Acco, né gli abitanti di Sidone, né di Ahlab, né di Akzib, né di Helba, né di Afik, né di Rehob, ma i figli di Asher abitarono fra i Cananei, gli abitanti del paese, perché non li avevano scacciati. E Naftali non scacciò gli abitanti di Bet Shemesh, né gli abitanti di Bet Anatz, ma si stabilì in mezzo ai Cananei che abitavano il paese. E infine, e i figli di Israele abitarono in mezzo ai Cananei, agli Ittiti, agli Amorei, ai Periziti, agli Evei e ai Gebusei. Fine della citazione. Come mai? Forse non potevano scacciarli. Questo era certamente il caso nei primi giorni quando Israele era debole.
Il libro dei Giudici ci dice che Giuda non poteva scacciare gli abitanti della valle perché avevano carri di ferro e che la tribù di Dan fu confinata sul monte perché gli Amorei impedirono loro di stabilirsi nella valle. Ma più tardi, quando Israele divenne forte, ai giorni di Davide e Salomone, avrebbero potuto eseguire le espulsioni, ma non lo fecero. Forse erano grati ad alcuni indigeni per averli aiutati. Sì, è successo. Ad esempio, Rahab aiutò Giosuè a conquistare Gerico. Disse agli emissari di Giosuè, cito, «So che il Signore vi ha assegnato il paese. Ora giuratemi per il Signore che come io ho usato benevolenza, anche voi userete benevolenza alla casa di mio padre. Datemi dunque un segno certo che lascerete vivi mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle e quanto loro appartiene e risparmierete le nostre vite dalla morte. Gli uomini le dissero, a morte le nostre vite al posto vostro. Quando poi il Signore ci darà il paese, ci tratteremo con benevolenza e lealtà. Fine della citazione. Forse alcuni degli indigeni si arresero o si convertirono e gli israeliti non vollero far loro del male. Anche sì, questo fu il caso dei Gabaoniti, poi chiamati Netinim e accettati come ebrei. La Bibbia ci parla anche di Uria, l'Ittita. Fu lo sfortunato primo marito di Bezzabea, che perse la moglie e la vita a causa del re David. Era un ebreo molto osservante, di ceppo etnico Ittita, i cui antenati evidentemente si convertirono. Sappiamo anche che il re Saul risparmiò il re degli Amaleciti, Agag, con costernazione del profeta Samuele. Forse agli israeliti piacevano i nativi, o erano sedotti dalle loro donne, dal loro ambiente colorato, dalle loro pratiche idolatriche, che facevano appello ai sensi, come nei riti di fertilità. Anche sì, il libro dei giudici ci dice, cito, «E presero le loro figlie per moglie e diedero le loro figlie ai loro figli e servirono i loro dei». Il libro dei re aggiunge, «Il re Salomone aveva molte donne straniere. Insieme con le figlie del faraone, le donne dei Moabiti, degli Amorei, degli Edomiti, dei Sidoni e degli Ittiti». Forse gli israeliti erano preoccupati per l'opinione internazionale. Ebbene, non certo a quei tempi, quando dai conquistatori ci si aspettava espulsioni e massacri. I cinici diranno che questa è una preoccupazione oggi. Ve lo dico io, l'opinione internazionale non è ciò che impedisce a Israele di espellere gli arabi. In primo luogo, la narrativa biblica mostra che non siamo mai stati inclini a farlo in primo luogo. In secondo luogo, il ricordo di noi ebrei espulsi a destra e a sinistra nella nostra lunga storia ci inclina ancora meno a fare lo stesso con altri. Forse gli israeliti erano confusi su ciò che avrebbero dovuto fare ai nativi. Le citazioni che vi ho dato dicono che Dio comandò agli israeliti di espellere i nativi. Ma altre citazioni dicono di ucciderli e basta. Il Deuteronomio dice, cito, «Devi condannarli alla distruzione, non concedere loro termini e non dar loro tregua. Non ti sposerai con loro, poiché allontaneranno i tuoi figli da me per adorare altri dei. Non manterrai in vita nulla che respiri. Li distruggerai completamente per timore che ti inducano a fare tutte le cose ripugnanti che hanno fatto per i loro dei». Fine delle citazioni. Allora, quelle delle due, espellere o uccidere? Tutti e due non è possibile. Se si espelle, non si uccide. E se si uccide, non si espelle. Forse Dio ci stava mettendo alla prova per vedere se avevamo una mente nostra o se avremmo semplicemente seguito gli ordini, senza preoccuparsi di quali fossero questi ordini. È ora di concludere. In ogni situazione nel mondo reale, i valori ebraici
entreranno in conflitto. Dobbiamo fare delle scelte. Da un lato ci viene detto «Ve'ahavta le'reacha kamocha», «Ama il tuo prossimo come te stesso». Ma d'altra parte ci viene anche detto «Uccidi il tuo prossimo, se è l'unico modo per impedirgli di ucciderti a te o uccidere i tuoi cari». Ci viene detto di espellere o uccidere gli indigeni, ma la Torah ci dice anche «Ama lo straniero, perché eravate stranieri nella terra d'Egitto», una frase ripetuta 36 volte nel Tanakh. Quindi chiaramente la Torah anticipa non ebrei vivendo tra gli ebrei in Israele e ci dice di trattarli bene. E la parola ebraica per straniero, ger, significa chiaramente non ebreo. In quel contesto è non convertito, perché aggiunge «perché foste stranieri in terra d'Egitto». E noi non eravamo certo convertiti nella terra d'Egitto. Semplicemente non vogliamo eseguire certi comandamenti esattamente come sono scritti, o seguire certe pratiche, anche se sono consentite. È qui che entra in gioco l'interpretazione rabbinica. Ad esempio, la schiavitù e la poligamia sono consentite, ma non le pratichiamo più, e non solo perché la legge del paese non ce la consente. 2000 anni fa, nessuno dei 1000 e più rabbini del Talmud aveva più di una moglie alla volta, anche se era loro permesso. Nessun figlio ribelle mai stato messo a morte, anche se la Torah lo impone. Nessun tribunale ebraico ha dato la pena di morte in più di 2000 anni. Quando Israele è diventato uno Stato, una delle sue prime leggi è stata quella di abolire la pena di morte. Il massimo in Israele per qualsiasi crimine è 20 anni di carcere. La prova dell'acqua amara per la moglie sospettata di adulterio, la sota, è stata effettivamente vietata nel Talmud. Il Talmud ha anche elaborato delle scappatoie per evitare la cancellazione dei debiti nel settimo anno e consentire il flusso del credito. Dio ha forse inteso questa evoluzione? Forse. Dio non avrebbe potuto metterla per iscritto. Se Dio avesse imposto subito i suoi veri obiettivi, non avrebbe potuto convincere nessuno a seguire alcuna parte della Torah, perché tutti erano così lontani da essa. Quindi ha fatto la cosa migliore. Ci ha detto di seguire gli insegnamenti dei rabbini, e sono i rabbini del Talmud e i loro successori che hanno gestito questa evoluzione, una generazione alla volta. Il Talmud dice, cito, «Nella generazione di Rabban Gamliel, segui gli insegnamenti di Rabban Gamliel. Nella generazione di Rabbi Yosei, segui gli insegnamenti di Rabbi Yosei». Mentre Israele lotta per mantenere il suo carattere ebraico e fare quel che è giusto pur sostenendo tutti i valori ebraici, diamo l'ultima parola a ciò che i nostri saggi ci hanno insegnato nel Talmud. Cito, Rabbi Nachman ben Yitzhak ha detto: «È meglio violare un comandamento con buone intenzioni che eseguire un comandamento con cattive intenzioni». Shabbat shalom.